E bella a tutti ragazzi, sono qui oggi un nuovo video di Zeta Raptor. Oggi siamo tornati qui con una delle mini guide sulle armi di Monster Hunter, sulle mie armi preferite di Monster Hunter World. Oggi sono qui per parlarvi della spadascia, perché? Perché è un'arma che per un principiante può sembrare complicata, ma in realtà è un'arma veramente semplice, fa degli attacchi velocissimi e in più può facilmente attivare delle modalità, diciamo, extra con attacchi elementali, in base ovviamente al tipo di fiala posseduto. A prima vista può spaventare per via delle due funzioni, difatti, come dice il nome, ha due modalità, una spada e un'ascia. Io vi ricordo sempre di partire con la modalità ascia, perché ve lo andrò a spiegare in seguito, ma di base, come vedete l'icona, quella sotto la barra dell'acutezza, abbiamo una barra centrale in questo caso di color celestino e una barra invece che adesso non si vede ma di contorno esterno. Effettuando attacchi con la spada andremo a consumare quella barra centrale, mentre effettuando attacchi con l'ascia no, quindi di base si parte sempre quando la modalità ascia, a meno che non è già piena. Ovviamente adesso abbiamo iniziato a combattere, la barra è già piena, vabbè. Nella modalità ascia è molto semplice, ci sono due combo di base. Una è con lo spam di triangolo, abbiamo una combo di 4 mosse che si può ripetere tranquillamente all'infinito, e una invece con lo spam di cerchio, abbiamo una mossa che si ripete pressoché all'infinito e che si fermerà solo al termine della barra della resistenza. Come vedete, già con soli due pulsanti possiamo sferrare una marea di attacchi e quindi infliggere una marea di danni ai mostri. Potete inserire la combo con cerchio in qualsiasi momento della combo invece con triangolo, e tanto non fa differenza. Invece vi consiglio sempre di fare, che magari altri video non vi dicono, di effettuare anche dei fendenti ritirata. Infatti è possibile durante la combo con triangolo, tramite la levetta analogica, mettete indietro e cerchio, potete effettuare un colpo mentre schivate. Fate due passettini indietro. E questo è utile perché non solo per schivare il colpo, ma perché potete prendere del tempo per magari stare attaccando e passare alla modalità invece con l'ascia. Vedete che la barra è piena e passare alla modalità ascia. Quindi schivate un colpo e cambiate anche modalità. Oppure se invece il mob è a terra oppure avete lo spazio per una serie di attacchi, potete tranquillamente passare alla modalità a spada attraverso, mentre fate la combo con cerchio, premete R e vi farà una combo in rotazione, farà dei vari giri su se stesso e che vi permetterà di fare sia danni sia passare all'altra modalità. Questo ovviamente in base alla situazione, questo sarete voi a decidere. Questo è tutto quello che riguarda la modalità ascia, quindi è veramente semplicissimo. Passiamo alla modalità spada. In primis vi faccio notare che la modalità spada si muove più lentamente rispetto alla modalità ascia, quindi tenetene conto. Questo non è l'idea del perché, perché tecnicamente una spada dovrebbe essere più agile di un'ascia. Però va bene. Nella modalità spada, come stavo dicendo prima, è possibile trasferire la barra centrale nella barra esterna. Questa barra esterna si ricarica effettuando degli attacchi, dei qualsiasi tipi di attacchi. Solo che la combo base con triangolo, perché anche qui c'è una combo base di 4 hit che si ripete all'infinito, ci vogliono molti più colpi per caricarla rispetto invece alla combo con cerchio. Ovvero, se noi premiamo due volte cerchio, farà questa specie di questa serie di attacchi potenti che caricheranno molto più facilmente la barra esterna. Una volta che è piena la barra esterna, come vediamo inizierà l'icona a lampeggiare e vorrà dire che avremo sbloccato la modalità, diciamo, speciale dell'arma, ovvero adesso ogni attacco che faremo avrà una seconda hit, una specie di scoppio ritardo e sarà ovviamente in base al tipo di fiala che avete. Io in questo caso ho un tipo di fiala potenza e effettuerà solamente dei danni maggiori, ma se abbiamo un tipo di fiala elementale effettueremo dei danni elementali ovviamente. Quindi adesso che noi siamo in modalità, diciamo, extra, modalità speciale, effettuiamo degli attacchi elementali. Questa modalità è a tempo, quindi occhio quando lampeggerà di rosso, perché vuol dire che sta per scadere, quindi dovrete usarla col giusto tempismo, perché al termine, diciamo, quando scadrà il tutto, dovrete ricaricare la fiala premendo R nella modalità ascia. La mossa invece speciale è ovviamente data come al solito dal nostro bel triangolo cerchio, e qui si aggiunge uno spam di triangolo che andrà a consumare parecchia acutezza dell'arma, quindi occhio a quando la eseguite. In più, se siete nella modalità extra, se siete nella modalità extra, vi consumerà tutta la barra. Quindi, se siete in modalità extra e effettuate questo attacco speciale, con o senza combo, dovrete poi andare a ricaricare la fiala. Passiamo alle combo. Questa qua ovviamente è, diciamo, la meccanica di base della spada. E la combo principale con la spada ce la dice ovviamente il gioco, sono tre colpi di triangolo, due di cerchio. Triangolo cerchio per la mossa elementale e poi spammiamo tante volte il triangolo. Quindi vi conviene sempre magari fate gli attacchi con l'ascia,
Aspettate che la barra si carichi al massimo. Una volta che la barra è carica al massimo, vi trasformate in modalità spada. Effettuate la combo magari per caricare anche la barra esterna. Una volta che la barra è abbastanza carica e siete in modalità extra, potete continuare a spammare attacchi con la spada, quindi effettuare le varie combo. E quando sta lampeggiando di rosso l'icona che sta per terminare la modalità speciale, effettuate l'attacco speciale, l'attacco elementale, in modo tale che sfruttate al massimo la modalità, diciamo, con i doppi hit. Come vi dicevo prima, tutto questo vi farà consumare una cifra, la barra di acutezza dell'arma, e quindi dovrete cotare il più possibile. Ovviamente ci sono anche degli attacchi mentre si estrae l'arma, ovvero dei semplicissimi attacchi mentre si estrae. Anche in modalità spada abbiamo un fendente ritirata per poter, diciamo, schivare anche i colpi, sia con triangolo sia con cerchio. Levetta indietro e R e trasformeremo l'arma in modalità ascia e scriveremo un attacco e effettueremo anche un colpo. Avremo due modi per salire di sopra dei mob, ovvero mentre scivoliamo premendo solo triangolo ci farà questo attacco aereo e ci trasformerà l'arma in modalità ascia. Oppure, mentre scivoliamo, se noi premiamo R e poi triangolo, invece faremo l'attacco aereo in modalità spada. Quindi ricordatevi di queste due varianti. Bene, signori, non ci resta che andare a provare ovviamente l'arma contro i mob, perché ho qualcosa che voglio farvi vedere riguardo l'attacco speciale sui mob, che è veramente una figata. Vi volevo solamente dire che ovviamente che queste mini guide riguardano come sempre le armi che a me personalmente piacciono di più. Non le farò su tutte le armi, perché ad esempio io non gioco armi da distanza, perché per me... a parte che l'ho trovato. Perché per me devi stare in faccia al mostro, gli devi ovviamente stuprare la faccia, gli devi stare in bocca, gli devi fare male da davanti. Ovviamente è un parere personale, eccetera. Per ora del nostro bel Gran Jagras, dato che abbiamo già la barra piena, possiamo partire già in modalità spada. Se magari il signorino qua si sta fermo, partiamo in modalità spada. Effettuiamo bei danni e come al solito se ne va mentre sto attaccando. Ok, abbiamo attivato la modalità extra. Adesso passiamo alla versione con l'ascia, giusto per poterla sfruttare al massimo dopo la modalità extra. Non si è mai rotto il cazzo. Mamma mia, il male. Lo spam di cerchio. Oh, gli montiamo sopra. Allora, direi di sfruttare il pendio per montargli sopra in modalità spada. Quindi è scendo, R e voilà. Eccolo là. Bellissimo. Ora modalità spada. Facciamo la full combo, così attiviamo la modalità extra. E come al solito liscio l'attacco elementale. Eccolo. Oh, come vedete, quando fate l'attacco speciale, l'attacco elementale, salirete sopra al mostro e gli farete l'attacco elementale in faccia oppure sulla coda. Ovviamente dipende dal mostro in base a dove lo colpite. E al termine di esso farà un'esplosione enorme che regala veramente tante emozioni. Quindi l'arma era questa qui, è facile da usare, fa bei danni, utile contro qualsiasi tipo di mostro, tranne magari quelli che volano un po' troppo alto. Qui è stato tutto, bella!